Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo direttamente il video con me che cammino, perché come al solito sono in ritardo e quindi mi sono dovuta preparare molto in fretta a casa. Ho appuntamento dalla parrucchiera perché vado a riattaccare l'extension oggi, che sono cresciute tantissimo. È una bellissima giornata ma fa un freddo ragazzi, veramente terribile. Infatti mi stanno lacrimando gli occhi, c'è il sole ma non so se siamo sopra lo zero, onestamente. È davvero una giornata stupenda, cioè non c'è una nuvola. Bellissimo. Queste tra l'altro sono giornate molto piene perché tra pochi giorni parto per l'Italia e vado a festeggiare il Natale naturalmente con i miei. Sono molto felice perché l'anno scorso non sono potuta andare, sono rimasta bloccata qui a Natale e mi è dispiaciuto un sacco, insomma, perché eravamo in lockdown qui l'anno scorso e quindi per fortuna, insomma, quest'anno posso tornare giù dalla mia famiglia. Che meraviglia! A parte che ci sono un sacco di questi ponti temporanei che sono veramente veramente brutti, che non c'entrano nulla, però la città è sempre meravigliosa. Questa è la Westerkerk e ci sono i soliti battelli turistici che fanno i giretti per i canali. Quasi arrivata, questo è il salone dove vado sempre per l'extension. Eccolo qua, si chiama La Maison, siamo arrivati. Finito dalla parrucchiera, capelli fatti, cioè in realtà appunto li ha solo piastrati. Il tempo non è neanche più bellissimo, onestamente, cosa che non mi dispiace se viene qualche nuvola perché forse nevicherà. Cioè ogni giorno praticamente mi sveglio, apro la finestra con la speranza che abbia nevicato e ogni giorno non c'è, la neve non c'è, ma forse l'hanno prevista per la fine della settimana. Quindi ragazzi, sto qui che incrocio le dita perché tipo a Londra ha fatto tantissima neve e siamo alla stessa altezza, ok? Di Londra qua niente, zero, quindi incrociate le dita che arrivi la neve, ma possibilmente non il giorno che devo decollare per l'Italia, perché altrimenti è un casino. Adesso abbiamo diverse cosine da fare oggi, in realtà in giro per il centro. Adesso sto andando, devo spedire due pacchettini, in realtà uno è un reso, perché ogni volta che compro le custodie per l'iPhone, ragazzi, ogni volta prendo quelle sbagliate. E stavolta l'ho presa per l'iPhone 14 Pro Max, quindi sono stata brava a 14 Pro, però l'ho presa per il Max. Quindi devo fare questo reso, poi un altro pacchettino da spedire e poi da un'altra parte. Mamma mia che vetrina inquietante. Questi gatti malefici con gli occhi giallo fluo non mi ispirano tantissimo. Vabbè, originale comunque. C'è anche una scimmietta. Poi devo andare dall'altra parte del centro praticamente a prelevare un altro pacchetto, perché proprio adesso che ero fuori casa mi è arrivato un pacchetto a casa, mi è arrivata la mail e quindi devo andare a recuperare anche quello. È sempre così, appena esco, tac, mi arrivano 5 pacchetti, ma in realtà a casa mia è sempre un via vai di pacchetti, corrieri, lo sapete. Tra l'altro quanto è bella questa zona di Amsterdam, molto calma, tranquilla. E lo Jordaan, che è la mia zona preferita. C'è sempre appunto un sacco di tranquillità qui, anche se siamo in super 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 centro. E guardate che meraviglia. È bellissima. Bellissime le decorazioni natalizie delle case in questo periodo, sono tutte da ammirare, sono bellissime. Qui hanno messo tutte le decorazioni e poi anche la ghirlanda. Invece la casa accanto evidentemente sono rimasti ad Halloween perché hanno ancora la zucca. Interessante questa gastronomia rosticceria, un sacco di robine italiane. Molto interessante, trovata per caso, sto camminando, guardate che belle le lucine natalizie. È troppo carina questa zona.
Oh mio Dio ragazzi, c'è un negozio di caramelle, solo caramelle, ed ho trovato i Pez, ma ve li ricordate di quando eravamo piccoli? Oddio, no vabbè, c'è anche quello di Hello Kitty. No vabbè, che ricordi ragazzi, che ricordi. Credo che questa sia una casa, penso che sia tipo il soggiorno di una casa. Qui non hanno le tende e lasciano appunto tutto molto visibile, il che è molto bello, però per loro poca privacy, ma guardate che bello che hanno quest'albero stupendo, che è sicuramente vero. E poi quest'altro lampioncino con la neve, no vabbè, troppo carino. Ritirato anche il pacchettino da DHL e qui c'è un gattino che piange. Cosa fai, bubù mio? Sei stato bravo? Sicuro? Cos'è che vuoi? Spiegami. Cos'è che vuoi? La pappa? Vuoi la pappa? Io non ci credo che hai tanta fame. Non ci credo. E la gatta? Hai giocato con la gatta? No. Perché no? Davvero? Faceva nanna tutto il tempo la gattina, non ha giocato niente con te? Oh, povero bubu. E quindi? Che hai fatto? Io voglio la pappa, non voglio raccontarti robe, mammina. Dammi la pappa. Mi sta portando verso la ciotola, che ovviamente è di là. Ma prima ti do subito la pappa, gatto Denver. Che tra l'altro lui impazzisce sempre. Ho fame, ho fame. Chiamate la protezione animali. Ho fame. Mentre gatta Stellina dorme e non gliene frega niente. Comunque sì. Prima cosa assolutamente, accendiamo l'albero. Che non so voi, ma io ho la fissa che prenda fuoco tutto se lo lascio acceso. Quindi se non sono a casa e anche di notte lo spengo sempre. E qui c'è la nostra gattina Stellina. Ciao patatina. Ciao Stellina. Guardatela, la regina nella sua cuccia. Solo lei può usare questa cuccia. A Denver non è permesso, dovete sapere. Ci ha provato una volta e Audrey l'ha guardato malissimo e si è rifiondata. Quindi da quel momento Denver ha capito che non è sua. Ciao patatina. Cominciamo ad essere un po' vecchiette noi a 13 anni e mezzo. Ci mette un po' a svegliarsi gatta Stellina, ho notato. Quando era giovincella. Ecco, ecco, ok, ok. Eccola pronta, eccola che va verso la pappa. Tra l'altro gli ho messo anche l'erba gatta. Sì, Denver, adesso gli ho messo anche l'erba gatta, ma me ne sto pentendo tantissimo perché la vomitano ovunque. Ovunque! Voi due! Voi due! La pappa di oggi, anche questa rigorosamente Almo Nature. Stavolta abbiamo salmone con tonno. Prelibatezza. Se vi intendete di piante carnivore, ho bisogno di un vostro consiglio, perché online ho trovato pareri molto discordanti, non si capisce. Allora, io so che questa è la Dionea muscipola, la Venera chiappamosche, e sta sempre in terrazzo lei. Di solito anche in inverno la lascio in terrazzo, non ci sono problemi, anche con la neve. Però stavolta l'acqua nel sottovaso si era completamente ghiacciata ed è rimasta ghiacciata per un paio di giorni, fino a quando appunto l'ho portata dentro, perché altrimenti avevo paura che non riuscisse comunque ad idratarsi, o comunque insomma con il sottovaso ghiacciato non mi sembrava il massimo, quindi l'ho portata dentro. Adesso non so che cosa fare, cioè nel senso, la lascio in casa cioè fino a quando la temperatura diventa mite, cioè in primavera, oppure aspetto semplicemente che queste giornate con temperatura sotto lo zero finiscano e poi anche se è un po' di gradi sopra lo zero la rimetto fuori, perché ho paura che anche il cambiamento da freddo a caldo, caldo a freddo, non le faccia bene. E ovviamente la crescita si è bloccata dopo che è finita l'estate, ma questo è normale. Mi sembra che stia bene, però non ne sono certa e ci tengo tantissimo alla mia Dionea, quindi per favore, se siete esperti, vi prego, fatemi sapere come devo comportarmi in questo momento, perché non so veramente cosa fare. Albero acceso, ta-tadan! Quanto adoro il mio albero, diventa sempre più rosa ogni anno. Tra l'altro ho aggiunto tanti piccoli cuoricini rosa che non credo abbiate ancora visto. Eccoli qua, ordinati da Amazon. Pensavo fossero in vetro, invece sono in plastica, però fa niente. Sembrano in vetro, sono molto molto carini. Ne ho presa una ventina e sono sparsi, li vedete un po' ovunque. Però danno un tocco di rosa in più all'albero,
che appunto non mi dispiace affatto, perché ho deciso che questo sarà sempre il tema. Tra l'altro ho trovato anche, cioè il bello è che l'ho comprata quest'anno la punta, ok, a forma di stella che tanto volevo. Il bello è che adesso l'ho trovata uguale, quindi stessa grandezza, glitterata però rosa. Quindi penso che per quest'anno tengo questa, ma io il prossimo anno faccio l'upgrade e prendo anche la stella rosa. No vabbè ragazzi, guardate che figata, mi hanno spedito questo pacchettino e c'è un rossetto, anzi due rossetti in realtà, due rossetti ed un compact, ed hanno il mio, non solo il mio nome ma anche il mio cognome, cioè vi prego, adoro, oh mio Dio, cioè già sono fissata con le cose personalizzate se c'è solo il mio nome, ma figuratevi se c'è nome e cognome. E stessa cosa anche sul rossetto liquido, che è anche molto molto bello. Che figata, adoro! Poi c'è quest'altro piccolo compact, molto carino, con tutti i prodottini make up a forma di albero di Natale, no vabbè ragazzi. E all'interno c'è questo illuminante dorato, bellissimo, super super glitterato, stupendo. Poi vi faccio vedere giusto i pacchettini che mi sono arrivati negli ultimi giorni, che ho qui, in realtà ieri praticamente. E sono questo di Amabile Jewels. Sono stupendi ragazzi! Sono davvero, cioè senza parole, sono bellissimi. Questa è tutta la collezione natalizia di Amabile e sono in argento placcato oro. Sono uno più bello dell'altro, due paia di orecchini e due collane. Se non lo conoscete, date un'occhiata a questo brand, si chiama appunto Amabile, ha dei gioielli bellissimi, un brand italiano di una ragazza giovane, quindi sono felice di supportarla, ma fa veramente delle cosine meravigliose. Tra l'altro mi chiedete sempre dove ho preso questi orecchini che hanno il brillantino da una parte e poi la catenina dietro, si possono anche inserire in diversi buchi, insomma si possono indossare in diverse maniere, e io appunto sto indossando da quando mi sono stati inviati proprio da Amabile questi orecchini praticamente sempre. Sono troppo troppo belli, appunto sono sempre di questo brand. Poi invece da Teal Up, il brand di Michelinia, Michela Parisi la conoscete, è una youtuber famosissima e nonché una ragazza molto molto carina e dolce, devo dire, e mi sono arrivati questi tre compact, sono i nuovi Bronze and Glow. E ragazzi, soprattutto quando ho aperto questo, vi ricordate che parlavamo di come pochissime aziende facessero delle terre fredde che fossero adatte al contouring? Bene, non appena ho visto questa sono impazzita, perché finalmente un brand che fa, cioè ce ne sono veramente pochissimi, un brand che fa la terra fredda. Questa ragazzi è perfetta per il contouring ed è la numerazione, non so se riuscite a leggere perché è piccolissimo, è la numerazione 03 Like a Diamond, bellissimo. Anche questo champagnino chiaro come illuminante, molto molto carino. Poi ce ne sono altri due, in realtà anche questa è molto fredda come terra, forse però, no, mi sa che è proprio la stessa. Anche questa comunque ottima per il contouring ed ha un illuminante più rosato, questa è la 01. E poi appunto questa, le vedete le tonalità della terra, questa è decisamente più calda rispetto a queste due, quindi questa la utilizzerei più come bronzer, appunto per dare un tocco di abbronzatura, un po' di colore al viso, mentre queste sono veramente perfette per il contouring. Michela, adoro! Altro pacchettino mi è arrivato da Pixi, uno dei miei brand skincare ormai preferiti, e c'è la collezione Glow Out with Pixi. Ci sono tantissimi prodottini, due ombretti liquidi super super illuminanti che sicuramente si possono usare anche come illuminante appunto, poi una matita occhi nera, nuovo mascara, questo è Large Lash, adoro perché i mascara di Pixi sono fantastici. Poi un primer illuminante molto molto interessante, idratante ed illuminante, adoro, adoro. Poi c'è questo Lip Brightener che è un balsamo labbra ma contiene vitamina C, che figata. E poi c'è questa bellissima palettina meravigliosa con blush, bronzer e due illuminanti, uno più rosato, uno più dorato. Questa è stupenda ragazzi, wow. Nel frattempo accesa anche candelina natalizia, sapete al momento sto bruciando la Christmas Eve, che è una delle mie preferite, veramente candele natalizie, questa è proprio nella mia top 3 diciamo, è fantastica. Infatti sono già praticamente
A tre quarti? Sì, l'adoro e l'accendo tutto il giorno quando sono a casa o comunque appena rientro. E quindi sì, appunto, prendo sempre le jar, le candele quelle grandi perché già so che mi durano poco. Ok, non mi sono neanche cambiata. Di solito quando torno a casa mi metto il pigiama, lo sapete, tolgo tutto. Ma siccome sono troppo curiosa e non riesco più a resistere, ho visto che sono usciti i nuovi episodi della docuserie di Harry e Meghan, che tra l'altro gli ultimi tre dovrebbero essere quelli più succulenti, in cui insomma spillano più tea. Se capite quello che voglio dire, e quindi metto subito subito a guardare. Mi sono ordinata una pizza, oggi non si cucina, adesso vi faccio una full immersion, tre episodi uno dietro l'altro e poi mi metto al montaggio di questo video quando ho finito, naturalmente, perché poi sarà online domani alle 17:30. Avrete notato che sono tornata ad essere molto più attiva, ne abbiamo già parlato, il che mi rende super super felice. Non so ancora se ricomincerò proprio con 5 giorni a settimana, per esempio mi sa che scorsa settimana ne ho fatti 4, la settimana prima 5, questa settimana 4, però appunto quasi ogni giorno, se non ogni giorno, nei giorni feriali carico un nuovo video, quindi ci tengo che sia online puntuale alle 17:30, quindi lo preparo già la sera prima. Mia family, penso che vi saluterò qui perché appunto dopo il documentario dovrò subito subito mettermi a lavorare. Io vi mando un bacio enorme. Come al solito, non può mai mancare il nostro abbraccio finale. Venite qua che vi stringo fortissimissimissimo. E io e Gatto Denver vi diamo la buonanotte. Ciao, Bubu. Vuoi dormire i bacini? Grazie, amore. Grazie, amore. Buonanotte o buongiorno, qualsiasi orario della giornata voi vediate questo video. Buonanotte. Ciao, ciao.